è Lobotka che calcia Milik, non è Milik che calcia Lobotka. Poi voi continuate a fare la vostra narrativa, a raccontare quello che volete, ma io a calcio, signori, ci ho giocato. Le regole me le hanno spiegate parecchio tempo fa e non sarete voi con le vostre storielle, con i vostri specchi rampicanti che mi potete convincere del contrario. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno, Juventini, mi corazon. How you doing? Come state il giorno dopo di questa partitaccia che abbiamo perso 1-0 contro il Napoli a Torino? Non è mai bello, non è mai bene. Ma proprio per questo il vostro Andrea Stay Calma da New York è sempre pronto a portarvi un po' di positività, un po' di ottimismo, no? Perché ci vuole l'ottimismo, perché anche le sconfitte e le situazioni difficili ci fanno imparare qualcosa, ci insegnano qualcosa e tutto sta a noi, tutto sta a noi. Io cito soltanto il grande numero 9 Gianluca Vialli che ci guarda dall'alto e una delle frasi più belle che ha pronunciato appunto negli ultimi tempi prima di lasciarci, che la vita è fatta il 20% da quello che ti succede e l'80% da come tu reagisci. E signori, oggi la Juve ha reagito. Alle ultime tre partite in cui sembrava avere avuto un'involuzione tremenda e sembrava che fossimo tornati appunto all'inizio del campionato dove non c'era niente che potesse essere considerato buono visto sul campo, finalmente abbiamo visto una reazione, abbiamo trovato una squadra con la voglia di lottare, compatta dall'inizio alla fine, che a 5 minuti alla fine ha quasi trovato il gol dell'1-0. In realtà l'ha trovato il gol dell'1-0, è stato annullato per un fallo che, bah, ne parliamo dopo del fallo. Comunque la partita è stata affrontata bene dalla Juventus, così come è stata affrontata benissimo anche dal Napoli, a cui vanno i nostri complimenti sia per la partita di ieri sera sia per il fatto che ormai, come abbiamo detto, hanno vinto lo scudetto. Ormai è quasi una cosa matematica che tornerà a Napoli. Quindi complimenti a loro, ma complimenti alla Juve, perché appunto abbiamo affrontato la squadra ammazza campionato, una delle squadre più in forma, che ha fatto una grande prestazione, e noi un po' per colpa delle nostre disattenzioni sul finale, un po' per colpa del caso e del calcio, che è uno sport bellissimo proprio perché è imprevedibile, abbiamo preso gol proprio sul momento in cui sembrava che stessimo cercando di portarla a casa, no? Sul finale, dopo che abbiamo messo in campo Di Maria e Chiesa. Però ripeto, ragazzi, questo è il calcio, è bello esattamente perché è così. Prendiamo tutti questi momenti in modo che poi, quando la fortuna cambierà, ritorneremo a vincere come facevamo una volta, potremmo godere appunto di quei momenti come se non fossimo abituati. Quindi positivi, ottimisti, perché la Juve ha fatto una bella prestazione, ha dato dei bei segnali e questo è quello che ci dobbiamo portare a casa. Questo è quello che ci dobbiamo portare a casa senza pensare ai lati negativi che conosciamo già, perché sono le stesse cose che ripetiamo dall'inizio del campionato: carenza un po' nell'attitudine in campo a cercare di combattere fino alla fine, di aiutare il compagno fino alla fine in alcuni casi. Il gol secondo me è stato un esempio di questo più che di un posizionamento sbagliato. Gli errori tecnici, gli errori negli stop, gli errori nei passaggi, gli errori nelle scelte di passaggio, tutte queste cose di cui stiamo parlando dall'inizio del campionato ancora ce le stiamo portando avanti, purtroppo. Però oggi è stato un esempio di crescita, è stato un esempio di miglioramento, perché anche se
abbiamo continuato a vedere ogni tanto durante la partita questi errori di cui sto parlando, siamo riusciti ad affrontarla come una squadra vera. E allora ritorno a dirvi quello che dicevo 4 partite fa: sembra una squadra a cui manca veramente poco, sembra una squadra che è veramente molto vicina. La partita in questione contro il Napoli è stata affrontata, direi quasi chiaramente, con l'idea di non rischiare troppo fino agli ultimi 20 minuti e poi con l'ingresso di Di Maria e Chiesa cercare di fare il jackpot. L'abbiamo affrontata bene. Se volete criticare il mister Max perché è difensivista e perché avrebbe dovuto attaccare dall'inizio alla fine, un po', come vi dico sempre, fate i conti con la realtà, cercate di accettare quella che è la realtà delle cose. Ma soprattutto sappiamo, l'abbiamo detto nel prepartita, che la partita era molto più importante per noi piuttosto che per il Napoli, al di là dei 2 giorni in più che loro hanno potuto riposare, perché giustamente loro giocano in Champions League e noi abbiamo, per colpa nostra, mica per colpa di qualcun altro, però abbiamo deciso di passare al giovedì. A parte i 2 giorni in più di riposo, il Napoli ha già vinto lo scudetto, il Napoli viene a giocare a Torino una partita importantissima, un big match, con la mente totalmente libera, non ha neanche più le coppe europee a cui pensare, semplicemente niente da perdere, attendere e cercare di prendere il massimo possibile. Quindi il Napoli ha fatto la sua partita, ha giocato molto bene, noi siamo stati all'altezza, purtroppo non l'abbiamo portata a casa. Adesso mi chiedete se questa è la mia Juve preferita. Parliamone a fine stagione, perché io non sono concentrato in questo momento. Io sono concentrato in quello che è il nostro miglioramento o peggioramento progressivo, perché le cose si fanno poco a poco, un po' alla volta. Secondo me, se noi riusciamo a standardizzare questo tipo di prestazione a livello di lotta, compattezza e spirito di squadra, è una buonissima base su cui costruire poi un qualcosa di più importante che ci renda più efficaci in fase offensiva, che renda le partite più divertenti ai molti, no? Però non è quella la priorità. La priorità è sapere giocare come abbiamo giocato oggi il primo tempo, perché oggi il primo tempo, ragazzi, abbiamo finalmente giocato da squadra. Se noi mercoledì con l'Inter affrontiamo la partita in questa maniera, abbiamo molte possibilità di passare e andare a giocarci la finale. Con il Siviglia, l'ammazza Europa League, Real Madrid dell'Europa League, se giochiamo con questo spirito abbiamo le nostre possibilità di passare il turno e di andarci a giocare un eventuale finale con un'altra squadra italiana, che molti dei miei amici temono moltissimo, perché appunto vivendo a Roma non è mai una partita semplice, e il rischio di vederla alzare agli acerrimi nemici, per chi vive a Roma, per gli juventini che vivono a Roma ovviamente, non è mai un bel pensiero. Però pensiamo positivi, signori, poco a poco pensiamo ad arrivarci a quel punto, perché oggi abbiamo dimostrato che abbiamo la possibilità di farlo. Vero che questa partita era molto più importante per noi che per loro, non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, va bene, ma vi ricordo quello che vi dico già da tempo, che il campionato è falsato già da diversi mesi, quindi io non c'ho grosse aspettative, no? Siamo in attesa di quelli che ci diranno se effettivamente questi punti ci verranno ritolti di nuovo, saranno di più, saranno di meno, noi non sappiamo, cioè non dipende da noi, il nostro destino in campionato non è nelle nostre mani, quindi anche l'idea del tentativo di qualificazione in Champions League tramite il quarto posto, lasciate perdere, ragazzi,
lasciate perdere, è più probabile che riusciamo ad arrivare a vincere l'Europa League, e allora lì non ci sono punti che ci possono togliere. Voglio vedere il nostro amico Ceferin col suo compagnotto di merende Gravina che cosa inventerebbero in quel caso, ma tanto non succede, signori, perché non succede. Un'altra cosa, l'ultima cosa e poi chiudo il video, promesso, che aspettato assolutamente no. Però un'altra cosa che mi ero augurato prima della partita era che l'arbitro fosse all'altezza, visto che ultimamente le partite che giochiamo non sono mai arbitrate nel migliore dei modi. Purtroppo anche oggi non è stato il caso, ci hanno annullato un gol che secondo me non è mai fallo. Quel gol è una grande giocata di Milik, e se vuoi fischiare il fallo lo fischi, perché lo fa Lobotka, perché è Lobotka che calcia Milik, non è Milik che calcia Lobotka. Poi voi continuate a fare la vostra narrativa, a raccontare quello che volete, ma io a calcio, signori, ci ho giocato, le regole me le hanno spiegate parecchio tempo fa, e non sarete voi con le vostre storielle, con i vostri specchi rampicanti, che mi potete convincere del contrario. Quello non è fallo, quello era gol della Juve, non andava annullato, ma va bene, accettiamo, così come accettiamo Milinkovic-Savic che spinge su Alexandro e per tutti non è fallo, poi dopo nel momento in cui vanno a giocare in Europa si rendono conto che la storia è un po' differente, però quello non è mai fallo, quello non è mai fallo, sempre se vogliamo rispettare le regole del calcio. L'arbitraggio è stato scandaloso dall'inizio alla fine. Dall'inizio alla fine, signori, la gestione delle ammonizioni, il fischio dei falli di determinata, diciamo, di un certo tipo per una squadra piuttosto che un'altra, è stato un arbitraggio scandaloso. L'unica cosa è che ormai anche a questo ci siamo abituati, quindi come dico sempre io, bisogna che io per primo, che ci adeguiamo a quella che è la realtà delle cose che non possiamo cambiare. Qui o speriamo che salta il sistema, salta tutto il giocattolo e finalmente ce ne andiamo a giocare fuori dall'Italia e non stiamo più immischiati con questa gente, oppure finché giochiamo in questo sistema e dobbiamo giocare con le loro regole, sappiamo che diamo fastidio. E che molto spesso il nostro destino non è nelle nostre mani, non dipende dalle nostre prestazioni. Detto questo, chiudo l'argomento perché appunto abbiamo parlato della partita e credo sia più importante parlare di quella che dell'arbitro, anche se, sai, è giusto fare giusto un appunto per dovere di cronaca. E io, signori, vi lascio con le solite tre regole con cui vi lascio sempre: stay fresh, stay crispy. E quando perdi 1-0 col Napoli, anche se pensavi che la stavi portando a casa, stai calma. Ciao belli.